La città di Fano ha dato l'ultimo saluto oggi pomeriggio all'interno della chiesa di San Cristoforo a Roberto Cascioli, scomparso all'età di 59 anni sabato scorso a causa di un male incurabile. Cascioli, noto commerciante di biciclette, ha iniziato a lavorare all'età di 14 anni nello storico negozio di Bargnesi e dal 1993 era diventato cotitolare insieme al fratello Marco e ai giorni d'oggi anche con il figlio Filippo. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sui social dagli amici e dalle istituzioni che lo ricordano come un uomo disponibile alla comunità, all'aiuto, con grande cuore e dolcezza, ma anche dal senso critico nei temi legati alla città. A presiedere i funerali, Don Mauro Bargnesi, che ha voluto sottolineare la grande generosità e disponibilità di Roberto anche per la parrocchia durante i momenti di solidarietà. Lo ringrazio anche a nome della parrocchia per l'attenzione che ha avuto in questa comunità parrocchiale. La chiesa non è riuscita a contenere le tante persone che almeno una volta hanno acquistato o aggiustato la propria bici nel negozio di Roberto, tra una battuta e l'altra e qualche consiglio. Presenti al rito funebre, la compagna Fiorisa, il figlio e anche Fabio Bargnesi, che ha ricordato il momento della vendita dell'attività del padre Tonino. Nel 93, quando mio padre decise di vendere l'attività, in quel periodo di attività molto fiorente, no? Magari tante attività, e quindi si spassa la voce e toccante anche il messaggio apparso sulla pagina Facebook dell'attività. Evidentemente in cielo serviva un meccanico ciclista. Non sei più in questa officina, sei semplicemente in quella un po' più su. Ciao Roberto.